Care amiche e cari amici, buongiorno. Riprendiamo la lezione sul frutto. Oggi parleremo dei frutti carnosi, cioè di quei frutti che a maturità hanno il pericarpo carnoso o succoso. Tra le diverse tipologie di frutti carnosi parleremo di drupe e di bacche. La drupa è un frutto provvisto dal nocciolo, un guscio duro e legnoso chiamato endocarpo, che corrisponde alla parete interna dell'ovario ed avvolge il seme. La buccia esterna delle drupe è l'esocarpo e corrisponde alla parete più esterna dell'ovario, mentre la parte polposa e succosa è il mesocarpo e corrisponde alla parte intermedia dell'ovario. Per capire meglio come è strutturata una drupa, prendiamo a prestito un disegnino. Esaminando il disegnino che si riferisce a una pesca, possiamo notare che il pericarpo, esocarpo, mesocarpo ed endocarpo, procedendo dall'esterno verso l'interno, è rappresentato quella pellicina che possiamo asportare con le mani, la cosiddetta buccia. Poi abbiamo la parte polposa che viene consumata e quindi la parte legnosa al cui interno è contenuto il seme. Parliamo di un'altra tipologia di frutto, cioè della bacca. La bacca è un frutto completamente carnoso, senza endocarpo legnoso, spesso di notevoli dimensioni, con un solo seme, come per esempio il dattero, o più semi, come il pomodoro, o gli acini d'uva, oppure la melanzana, o la zucca, oppure l'anguria, o il fico d'India. Ecco, un particolare tipo di bacca è rappresentato dall'esperidio, che è il frutto degli agrumi. Qui ho forse uno dei più grandi frutti di agrumi in assoluto, che è quello del pummelo o pomelo, Citrus maxima, una specie conosciuta in Asia da oltre 4.000 anni, e che costituisce il capostipite di tutti gli agrumi conosciuti, insieme al cedro e al mandarino. Se facciamo una sezione di un esperidio, in questo caso di un arancio amaro, noi vediamo che dall'esterno verso l'interno riconosciamo tre strati. Lo strato esterno, l'esocarpo, negli agrumi viene chiamato flavedo, è la parte colorata, ricca di ghiandole contenenti oli essenziali. Poi abbiamo la parte mediana, che è cotonosa, biancastra, che è chiamato albedo e corrisponde al mesocarpo. Quindi abbiamo l'endocarpo diviso in loggie e spicchi contenenti i semi. Un'altra bacca particolare è il peponide. Il peponide è il frutto delle piante appartenenti alla famiglia delle cucurbitacee. Le cucurbitacee comprendono le zucche, ma anche angurie, meloni, cetrioli. Ecco, se noi prendiamo una zucca, ci serviamo sempre del disegnino, possiamo notare che dall'esterno verso l'interno troviamo l'esocarpo che è cuoioso, poi il mesocarpo che è polposo e l'endocarpo interno contenenti i semi. La stessa struttura contiene l'anguria, che è uno dei frutti estivi maggiormente consumati, e quindi l'anguria ha esternamente la cosiddetta buccia che rappresenta l'esocarpo e il mesocarpo, mentre noi consumiamo l'endocarpo che è colorato in rosso e al cui interno sono contenuti i semi. Prossimo martedì parleremo dei frutti secchi. Buona giornata.